Vince 4-1 il Briga nel match interno contro il Ponderano. Andiamo a vedere quali sono state le azioni che hanno caratterizzato il match. Dopo un quarto d'ora ci provano gli ospiti con una posizione di Ferra. C'è l'anticipo di Pareschi che però non trova la porta. Un minuto dopo sul capovolgimento di fronte, bravo Briola a lavorare un pallone, lo mette sul secondo palo dove il Chiati di testa però mette fuori. Al 22esimo c'è un'azione ancora per il Briga, prova la conclusione dal limite il giocatore Penariol, ma la palla viene respinta dalla difesa. Al 25esimo ancora Briga vicino al gol con Briola che è bravo in area a controllare il pallone, a calciarlo anche in maniera precisa, la palla prende in pieno il palo. Poi al 38esimo arriva il vantaggio del Briga grazie a El Chiati che dopo un batti e ribatti in area riesce a mettere la palla in rete. Ci prova il Ponderano a reagire al 42esimo, l'ultima occasione del primo tempo con un angolo di Ferra e ancora Pareschi a impattare la palla di testa ma non trovare la via della rete. Nella ripresa dopo un minuto arriva subito il raddoppio del Briga, bravo Papa a mettere il pallone in profondità, Briola controlla, poi dall'interno dell'area di rigore non lascia scampo al portiere Pasquali e mette in rete il 2-0. Su una ripartenza al sesto minuto Papa mette fuori. E poi arriva il terzo gol del Briga, Briola bravo a servire Papa, ancora più bravo l'attaccante del Briga Papa che da fuori area riesce a trovare l'angolino dove il portiere non può arrivare per il tiro del 3-0. Al 23esimo ci provano gli ospiti a reagire con il tiro di Pareschi che termina alto, al 27esimo arriva il poker del Briga con El Chiati che in area di rigore quando sembra aver perso il tempo della battuta riesce a girarsi, a mettere la palla sotto la traversa. Ci prova ancora il Ponderano con una conclusione del numero 9 Dovana, è bravo a bloccare il portiere Donetti. Al 35esimo una delle più belle azioni della partita, un coast to coast tutto campo di Fornara che fa veramente tutto campo palla al piede, poi tira, quando dopo tira Pasquali è bravo a mettere il pallone in angolo e negargli la gioia di quello che sarebbe stato il gol più bello della giornata. Le ultime due azioni sono di marca del Ponderano, c'è un calcio di rigore per un fallo di Cataldo su Ferra, Cataldo viene ammonito nell'occasione. Ferra si presenta dal dischetto, ma è bravo Donetti a intuire la conclusione e a respingere il tiro. Arriva il gol della bandiera proprio all'ultimo minuto, al 45esimo. Rizzo lavora un pallone fuori dall'area di rigore, poi lo mette con un tiro preciso all'angolino. Termina così 4-1 la gara tra Briga e Ponderano.